Buongiorno. Buongiorno a questo nuovo appuntamento di Oggi Insieme in diretta dagli studi di Parole di Vita. Grazie per esservi collegati. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti in questa giornata di festa. Buongiorno a te, Buongiorno Marianna. anche a te Michele, buongiorno a tutti voi. Perché di festa? Perché praticamente non si lavora, quindi non è una giornata in cui molti di voi in questo momento non sono andati al lavoro e hanno la possibilità di concludere il periodo di Natale, di queste festività di passaggio dell'anno. Ma oggi insomma, il mondo festeggia o dovrebbe festeggiare, dovrebbe ricordare l'Epifania. Sì. Quindi oggi è un giorno particolare. Che cos'è Cos'è l'Epifania? l'Epifania? Infatti è una cosa che spesso si dice. Epifania vuole fare riferimento alla teofania, ovvero ogni volta che c'è la manifestazione di qualcosa di diciamo Soprannaturale. astratto, di soprannaturale che si materializza in qualcosa, quello diventa con un termine diciamo utilizzato in Medio Oriente teofania, e in questo caso teofania è trasformata in epifania per fare riferimento a quella stella, famosa stella cometa, che ha portato i magi fino alla casa di Gesù, perché ricordiamo non essere Sì, più luogo dove è nato. luogo, non è più il luogo dove è nato, è il luogo dove albergava, perché questo avvenimento è accaduto mesi dopo la nascita di Gesù. Noi siamo abituati a vedere i presepi, ad immaginarci Beh. della scena come se i magi fossero già durante Maria dà la Maria, luce a Gesù e Gesù, già e i magi sono sono lì. con il No, fiocco, questa vanno a prendere il fiocco fuori la stalla, è vero, è proprio. vero. Nella realtà Questo è la quello che Bibbia ci immaginiamo. racconta e dice praticamente la verità, ovvero che ovvero che questi avvenimenti sono accaduti mesi dopo Anche perché i la viaggi nascita erano di Gesù. lunghi. Eh sì, infatti. Quando i magi furono avvisati, avvertiti della nascita di Gesù, appunto era Sì. nato e quindi passa del tempo. Però sai cosa, Michele, che mi fa un po' tristezza? Il fatto che Gesù è sempre il grande assente È vero, in anche in questo queste caso, è festività. vero, è E vero. consideravo già per esempio il periodo che è passato di Natale, che è una festa bellissima se pensiamo di dover festeggiare Gesù, però di fatto nessuno lo nomina. È Abbiamo vero, è visto tanti vero. film, no, con i bambini in Questi questi giorni, periodi, sì, è vero. perché la TV propone quello, i ragazzi si attaccano. E consideravo, guardando questi film, che comunque sono accattivanti, sono belli, Sì. però ma Gesù dove sta? È Non vero. c'è. Si dà molta enfasi a Babbo Natale, al villaggio. E anche in questo caso, come l'Epifania, si festeggia che cosa? La stella. Cioè, veramente è imbarazzante se pensiamo È che vero. sembra quasi una festa religiosa, però in realtà Come di religioso non c'è si può niente. dimenticare Cristo anche dalle ricorrenze? Questo è qualcosa di veramente molto Dio serio su non è cui. contro le festività perché ogni volta che leggiamo diversi salmi, Vero. cioè rallegratevi, esultate in mia presenza, gioite, mandate i gridi di gioia. Quindi noi non siamo contro le feste, assolutamente no. Il Signore vuole un popolo allegro che gioisce in sua Vero. presenza, che esulta. Esultare è come quando immaginiamo chi va allo stadio e un gol, e un gol. Noi quindi esultiamo, gloria a Dio, Signore, grazie perché ci hai fatto vedere la tua gloria. Quindi il Alleluia. Signore vuole un popolo che esulta e che gioisce. La cosa triste è quando, diciamo, si strumentalizza la figura di Dio per fare delle feste che in realtà non ricordano Dio stesso. Quindi noi vogliamo spostare le attenzioni dalle feste e poggiare l'attenzione sul festeggiato veramente. Quindi se vogliamo dire che sono feste religiose, allora almeno parliamo del Signore e approfittiamo per annunciare la buona novella e per insegnare ai nostri bambini che grande dono abbiamo ricevuto. Michele, mi consenti prima di fare una preghiera di apertura di raccontare un piccolo episodio che Certo, mi ha assolutamente sì, cambiato assolutamente la assolutamente. mentalità? Più Assolutamente. di 10 anni fa io avevo una struttura mentale che da paura, era veramente molto molto chiusa, per me era peccato qualsiasi cosa, addirittura anche lo smalto sulle unghie, pensa un po', la mia mentalità com'era, ristretta e chiusa. Quindi le feste, appena sentivo questa parola festa, festeggiamenti, andavo già, si accendevano i campanellini d'allarme nella mia testa, perché ero cresciuta pensando che tutte le feste erano qualcosa che offendesse il Signore. Poi sono stata invitata a casa di un pastore, non faccio nomi, semplicemente per non tirarlo in ballo,
ma un pastore che io stimo tantissimo, e andai da lui a trovarlo in Canada. Lì, Michele, tutti quelli che credono in Cristo, questo mi è stato spiegato da loro, tutti i credenti, tutti quelli che credono nel Signore, tutti i cristiani, festeggiano il Natale. Ed evangelizzano, per loro è il momento opportuno per evangelizzare. Tutti quelli invece che non sono convertiti non festeggiano il Natale. Pensa. Ovviamente. No, ovviamente, perché qua in Italia, Michele, festeggiamo tutti. Beh, noi siamo di diciamo di religione di Stato anche cristiana. Anche io ho detto ovviamente, poi ho pensato, no, non è ovvio, perché in Italia noi festeggiamo tutti il Natale, anche gli atei. È vero. Quindi è proprio un altro punto di vista, un altro modo di vivere. Quando andai lì e vedevo che effettivamente si festeggiava la nascita, cioè si ricordava che Gesù è nato per poi morire sulla croce, io sinceramente ebbi un forte combattimento dentro di me. Una sera il pastore chiamò i suoi nipoti e disse c'è un regalo per te. E dentro di me, da proprio brava religiosa, pensavo, ah, per i regali, quindi cominciavo a fare i miei giudizi. I pregiudizi. Questo pastore disse, hai fatto qualcosa di buono quest'anno per meritarlo? E il bambino ovviamente disse sì, poteva mai dire no. Il nonno prende la lista e incomincia a leggere tutti gli errori che quell'anno aveva commesso a scuola, la nota, il rimprovero della maestra, l'insegnante che aveva chiamato a casa, il cattivo voto, e una lista di cose. Mamma, che pazienza, perché in realtà erano vere. E il bambino abbassa la testa e il nonno gli dice, te lo meriti ancora il regalo? E gli disse, no nonno. E disse, invece io te lo do lo stesso. Questo è un dono immeritato, quello che noi abbiamo ricevuto. Quindi noi, alleluia, facciamo dei doni, alleluia, per farti capire che anche noi abbiamo ricevuto un regalo immeritato. Gesù Cristo è nato per morire per noi, ma noi non ce lo siamo meritati. Nessuno di noi se l'è meritato. E lì ho capito, Signore, perdonami, perché io forse per la cultura, per il modo di fare che abbiamo lì in Italia, che è totalmente sbagliato nel festeggiare, ho sempre giudicato questi fratelli, ma noi dobbiamo capire anche lo scopo, dobbiamo capire con quali sentimenti si fanno le cose. Certo. E non dobbiamo mai cadere nel giudizio. Certo. Quindi non dobbiamo né giudicare chi fa delle cose, né condannare chi non le fa. Ognuno in base alla propria coscienza di perché lo fa, se è soltanto per mangiare, per festeggiare, per Babbo Natale, per regà, è un conto. Ma se noi lo facciamo per ricordare al mondo che Gesù Cristo è nato per morire, allora gloria a Dio, ogni momento è buono e ogni occasione è buona per evangelizzare e per parlare di questo dono meraviglioso che abbiamo ricevuto. Gloria a Dio, che bella esperienza, che bel racconto, è veramente illuminante. Assolutamente no, credo che tutti i nostri amici in questo momento siano felici di continuare e di ascoltare sempre le esperienze che viviamo, anche perché dietro ci ha dato un insegnamento molto molto valido e veramente interessante, abbattere i propri le proprie convinzioni mentali, i propri limiti, a volte i pregiudizi che ci bloccano anche da una crescita, anche nella comprensione degli altri, dell'altro, di chi è diverso da me. Questa cosa dovrebbe essere un valore acceso, attivo nel cristiano in tutti i campi, proprio per favorire la empatia verso chi la pensa in un modo diverso, la vive in un modo diverso. Io devo portare Cristo e da canale libero devo poterlo portare senza i pregiudizi che rischiano di incrostare questo canale e quindi bloccare il flusso dello Spirito Santo. Grazie a Dio. Io volevo anche solo, prima di continuare nella nostra preghiera, volevo anche solo concludere il discorso dell'Epifania. I magi non sono tre, non è scritto da nessuna parte. Adesso concludo dicendo che, quindi, per quanti di voi vogliono approfondire la storia dei magi e quello che oggi dovrebbe ricordarsi, lo trovate in Matteo al capitolo 2, il Vangelo di Matteo al capitolo 2, potete leggere queste due, diciamo, verità che vengono fuori in modo molto semplice, che però stridono con le convinzioni che noi forse nella nostra Italia cattolica abbiamo radicati dentro. Non sono tre, non è scritto da nessuna parte e non sono stati sulla scena della nascita di Gesù, ma sono arrivati mesi dopo. Quindi queste sono due realtà che forse potrebbero anche un po' cambiare la nostra comprensione della scena della natività. Facciamo degli errori così banali perché crediamo a quello che ci racconta. Eh sì, viviamo senza più leggere, senza, quindi, sì, in realtà le viviamo per tradizione e non per conoscenza. Oggi, esatto, abbiamo la possibilità di farlo. Sì. Quindi Vangelo di Matteo al capitolo 2 potete leggere quello che oggi il mondo cattolico ricorda, e questo è un
modo anche per avere una lucidità in più, una consapevolezza in più. In realtà noi alla fine dei conti lo facciamo sempre, consigliamo di essere consapevoli nelle cose che si affrontano, quindi questo è un buon metodo per rimanere lucidi e attenti, ecco non mi viene il nome, attenti proprio sulla vita cristiana di tutti i giorni. Vogliamo adesso, ho completato, sicuramente possiamo ringraziare Dio. Grazie Padre per questo tempo che tu hai dedicato alla nostra vita, per come ancora oggi ci hai svegliato, ci hai dato una nuova giornata. Grazie per questo tempo di riposo, per quanti si riposeranno, e grazie anche perché ci consentirai ancora all'inizio di questo nuovo anno un nuovo giorno celebrazione. In molte chiese qui nella nostra Italia ci sarà la possibilità di onorarti, glorificarti, e questo è veramente un gesto, un momento molto molto bello. Io voglio ringraziare il Signore, anche ti ringraziamo Padre insieme a tutti quanti, affinché tu possa ricevere il nostro ringraziamento soltanto nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Bene, il versetto che ci propone oggi il calendario è scritto in Nehemia capitolo 4 verso 6. Michele, sei d'accordo se lo leggiamo dalla Bibbia? Certo. Intero? Noi dunque ricostruimmo le mura che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Ho voluto leggere tutto il verso, perché quello che ci propone il calendario è soltanto il popolo aveva preso al cuore. Sì, la parte finale, sì, il popolo aveva preso. La seconda parte del versetto, però... È di fondamentale importanza anche la prima parte, perché certo, in realtà le mura già erano costruite a metà, e poi dice e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Quindi questo che cosa significa? Inizi a lavorare, poi vedi che il lavoro ti entra nel cuore. Quindi non puoi aspettare prima che ti entra nel cuore e poi dopo ti metti a lavorare. Inizia a lavorare, mentre tu lavori e il lavoro arriva a metà. Alleluia. Il lavoro ti è entrato nel cuore, quindi tu lo fai con tutto, veramente con tutto te stesso, con tutte le energie, con tutta la carica che ci vuole per portare a fine un lavoro. Michele, lascia a te l'onore di raccontare il contesto. Sì, in realtà qua stiamo parlando di questa città che era senza mura. Era la città di Dio, tutti la conosciamo. In questo momento Gerusalemme era senza difese e ogni saccheggio era possibile, era diroccata, non c'erano abitanti, pochi abitanti. Neemia, questo uomo di Dio che era al servizio del re, viene a sapere attraverso dei messaggeri che Gerusalemme, la città di Dio, versava in quelle condizioni, e da frequentatore di ambienti regali si rende conto che quello rappresentava un grande rischio. Prima lezione che ci arriva da parte del Signore: se tu frequenti ambienti in cui molte delle mura e dei confini che provengono da Dio sono abbattuti, difficilmente ti renderai conto della gravità della situazione. Dio ha dovuto usare un uomo che era abituato a parlare di confini e di azioni di protezione, perché era al servizio del re che comandava gli eserciti a difendere. Ecco, lui si rende conto che come questi uomini proteggevano il proprio paese, allo stesso modo non si poteva dire della propria città, perché la città era e versava in condizioni diroccate, in condizioni pessime, disastrate. Allora quest'uomo riceve da parte di Dio una grande forza nel prendere la decisione, nel chiedere aiuto al re che serviva e dire: o re, consentimi di ricostruire queste mura. E così, insieme a parte del popolo, a tutto il popolo, chi da un lato, chi dall'altro, cominciano a rialzare le mura intorno alla città. Queste mura vengono alzate non con pochi problemi. Voi pensate innanzitutto a Neemia, che si trova da impiegato, da cameriere, ecco, diciamo così, un cameriere, cioè oggi lo potremmo paragonare ad un uomo che serve al ristorante, quindi un cameriere, quindi che non era abituato a fare lavori manuali. Perché stava vicino al re. Esattamente, quindi siccome era accanto al re doveva occuparsi, diciamo, e doveva essere una posizione ancora più privilegiata, giusto?
il quale dietro questa grande pressione da parte di Dio, questa grande sensibilità sviluppata da parte di Dio, lascia il suo comfort. Poteva tranquillamente dire lasciamo sta, magari lascia il suo buon stipendio, lascia, esattamente, la sua posizione anche economica, e se ne va a fare il muratore, va a fare il muratore per creare, ricreare le mura di questa città, le mura di Gerusalemme. Vediamo poi in questo versetto specifico il momento in cui Neemia prende a cuore la missione, chiama tutti quanti gli abitanti e mentre stavano ricostruendo ognuno davanti a sé le mura di nuovo di Gerusalemme, alla metà di questa costruzione il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Non era più il lavoro di un uomo chiamato con una visione in un contesto preciso, ora era diventato il lavoro di un gruppo di uomini, uomini e donne, perché qua vediamo anche delle donne, certo, costruire le mura, fare le muratrici, ecco, muratori e muratrici, quindi lavoratori edili, possiamo dire, nel campo della ricostruzione delle mura. Quante analogie spirituali, quante analogie spirituali troviamo all'interno di questo versetto, e le grandi analogie vengono proprio dal fatto che spesso noi viviamo in contesti in cui non ci sono limiti, non ci sono confini, e dobbiamo vivere alla presenza del Re per guardare e vedere le differenze. Quando vivi nella sana dottrina, quando vivi nella parola di Dio, nei precetti che il Signore ti indica, nella benedizione di Dio, nella rivelazione della parola, quante volte parliamo di rivelazione, sì, quando vivi nella rivelazione di Dio, tu vivi e hai contatto con il Signore, il quale parla sempre di quello che si deve fare e di quello che non si deve fare, di colui che dice quello che devi essere e ti dice anche quello che non devi essere. Vedete, c'è un confine ben netto. La parola di Dio è chiara quando dice un figlio di Dio che cosa fa e che cosa non fa. Quando dice che un figlio dell'uomo cosa fa, un figlio del mondo cosa fa e quello che invece non fa. Ecco, le distinzioni chiare le trovi soltanto alla presenza del Re, nella sua parola. Quando ti rendi conto che la tua casa e senza mura, Dio ti chiama ad evangelizzarla, ad andare lì a costruire la tua casa, a costruire la tua città, a costruire la tua missione con l'aiuto che Dio, di persone che Dio stesso ti manderà. Ma tu intanto non pensare al comfort di vivere soltanto le benedizioni di un culto, poi se torno a casa e c'ho i miei genitori, i miei figli e i miei parenti che non hanno ancora accettato il Signore, questo non importa. Non è vero, assolutamente non può essere così. C'è una chiamata chiara da parte del Signore che come vivi tu la benedizione e la presenza di Dio, devono viverla anche loro. Sì, sicuramente ti starei chiedendo, ma loro non comprendono questa grande realtà della presenza di Dio. Non la possono comprendere perché loro vivono già in un mondo diroccato. Ma se tu ti presenti con la tua posizione e sei pronto a scendere e a mettere mano alla costruzione, sporcandoti le mani di un cameriere, di un coppiere e di un impiegato di così grande livello, erano sicuramente delle mani morbide, e sapete quante volte nella presa dei mattoni si saranno tagliate quelle mani, si saranno ferite, avranno sanguinato per chissà quale ferita. Queste sono tutte situazioni non scritte, ma sicuramente avvenute. Quindi non ti fermare e non ti scoraggiare se dinanzi dovrai affrontare queste fasi, perché è molto più importante la costruzione delle mura intorno alla città che Dio ti sta indicando che la tua posizione di comfort. La tua posizione di comfort potrebbe essere prima o poi potrebbe crollare prima o poi, allo stesso modo in cui Dio potrebbe, attraverso di te, in un modo straordinario e miracoloso, alzare le mura. Nello stesso tempo, preferisci tu che le mura della tua casa restino diroccate e tu stare alla presenza di Dio, ignorare questa chiamata, o anche tu, come ha fatto Neemia e queste persone, decidi di metterti al lavoro prendendo a cuore questa ricostruzione? Rifletti, pensaci, perché Dio ha grandi valori per te e vuole fare grandi cose attraverso di te.
Gloria a Dio, che bello, Michele. Gloria a Dio, è importante questo appello che hai fatto. È fondamentale che ognuno di noi si renda conto se ci sono delle cose da riparare. Amen. Sai, queste mura ricostruite mi fanno pensare ai limiti che il Signore mette intorno a noi come discepoli, no? E pensavo che un popolo senza regole è un popolo sfrenato. Ognuno fa quello che vuole, non ci sono delle regole, anche a casa. Non dobbiamo seguire l'esempio di questa dinamia che va a ricostruire le mura. Magari ci rendiamo conto che anche nei nostri ambienti domestici, Alleluia. Quindi portando un po' tutta questa storia nel nostro domestico, nel più piccolo, è importante che noi diamo delle regole, dei limiti da non superare. Mm-hmm. Anche i figli, anche i ragazzi vogliono avere una disciplina. Loro amano, anche se può sembrarvi strano, loro amano la disciplina, vogliono sentirsi dire dai genitori questo lo devi fare, quello non lo devi fare, questo non lo puoi fare. Ora mi si è sbloccato un ricordo, mi chiede, sì. Di un ragazzo, di un giovane ragazzo che era condannato a morte. Era un condannato a morte perché questo ragazzo ne aveva fatte di tutti i colori. A un certo punto qualcuno gli chiede, vuoi esprimere un ultimo desiderio? E lui disse sì, voglio scrivere una lettera a mia madre. Contrariamente a come si può pensare, in quella lettera c'erano delle accuse molto pesanti rivolte alla madre. E quella lettera diceva che praticamente accusava la madre di non aver saputo dargli una disciplina, di non averlo punito quando andava punito. Che lui si sentiva rispetto agli altri troppo libero, lui addirittura ammirava dei genitori degli altri ragazzi e provava invidia per loro, perché in quelle restrizioni, che al momento potevano sembrare restrizioni, in realtà erano dimostrazioni d'amore. Lui diceva, se il padre o la madre di mio amico gli dice che a un certo orario deve tornare a casa, lo sta amando, perché mia madre non mi dice che devo tornare a casa a una certa ora? Quindi lui ha incominciato a leggere in quella mancanza di restrizioni l'assenza dell'amore. Quindi lui da grande, trovandosi in quella situazione, ormai per lui era disastrosa, senza via d'uscita, ha voluto scrivere la lettera alla madre dicendo è colpa tua se io sono così perché tu non mi hai dato delle regole. Ecco, lì ho capito che in realtà i nostri figli hanno bisogno di essere aiutati. Come noi, popolo di Dio, abbiamo bisogno anche che Dio ci ammonisca al momento opportuno, che metta dei limiti, che alzi un recinto intorno a noi. Quindi noi vogliamo chiedere al Signore veramente la saggezza e il discernimento per dire, Signore, aiutaci a comprendere, ad assimilare i tuoi consigli. Come si alzano i mattoni? Come si alzano i recinti? Con i consigli di Dio. Ogni consiglio che viene dall'alto è mattone che noi andiamo a mettere a casa. Amen, alleluia. Se noi prendiamo i consigli e li gettiamo dove va, il muro non si costruisce. Noi non dobbiamo prendere la parola e la gettiamo. Noi dobbiamo prendere la parola e la posizioniamo. Amen. Quindi diciamo, Signore mi ha dato questo consiglio. Alleluia. Prima di aprire la bocca devo stare attenta perché questo mio modo di parlare può demolire. Ok, prendo questo mattone e lo metto sopra al mattone di sotto. E noi arriviamo a metà mura che cominciamo a dire, ho a cuore questo lavoro. Io voglio ricostruire realmente il recinto intorno a casa mia. Poi vedrai che ti sentirai più sicuro perché tu stesso, Amen, con le tue alleluia. Mani, avrai alzato il muro dei mattoni dei consigli di Dio. E così noi ci sentiremo protetti. Che bello. È uno dei primi consigli che ci dà la parola di Dio, un verso straordinario che dice un uomo senza autocontrollo è come una città smantellata senza mura. Ecco. Senza mura che la proteggono. Quindi l'autocontrollo nel parlare. Chi ha autocontrollo nel parlare si salva da tanti guai. Mentre un uomo che non ha autocontrollo nel parlare è come una città senza mura di protezione, una città smantellata, dice la parola di Dio. Quindi prima di tutto dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, poi a quello che facciamo. E aggiungendo mattone Alleluia. Sul mattone, incominciamo a costruire un buon recinto intorno a casa nostra dove mettono dei limiti non soltanto ai nostri figli, anche a noi stessi. Amen. Quindi incominciamo a vedere come e cosa Alleluia. Dobbiamo fare senza che nessuno poi ce lo venga a dire di volta in volta. Alleluia. Gloria a nome del Signore, bellissimo insegnamento. Grazie per questa meravigliosa condivisione. È veramente stato illuminante. Vogliamo prendere
questo consiglio veramente come oro colato che ci arriva da parte del Signore, perché è troppo importante ricostruire i confini, ricostruire le mura della nostra città. Bene, noi abbiamo terminato il nostro tempo, abbiamo preso un po' di più all'inizio. Ah, sì, addirittura. Il nostro tempo sempre poco, insomma, sì. Noi faremo veramente tanto, ma tanto di più. Ma grazie a Dio per questa possibilità che ci dà, voi siete in tanti, stavo appunto rispondendo e mi sono distratto perché ci sono arrivati tanti messaggi, noi vogliamo pregare per queste richieste di preghiera, sì. Vogliamo anche in questo momento darvi appuntamento, oggi ci saranno tanti appuntamenti con la nostra programmazione, vi ricordiamo i più importanti che sono la voce del pastore con Cataldo Petrone alle ore 10:30, sì, tra un po', poi avremo una replica di Review alle ore 12, una replica di Donne di Fede alle ore 14 e poi ancora come ogni venerdì, anche oggi alle ore 19:30 il pastore Cataldo Petrone avrà questo spazio di interazione di vari pastori con i quali potrà mettere a nostra disposizione ancora degli insegnamenti di edificazione. Ecco, anche le nostre vite devono essere edificate, come appunto dicevi, e quindi questa edificazione può essere proprio derivata da quello non che riceviamo. Non ci dimentichiamo, Michele, che predicata. Qui erano uno accanto all'altro che lavoravano. È vero. Quindi in realtà per edificarsi dobbiamo lavorare tutti insieme, deve essere una alleluia, cooperativa, alleluia, spiritualmente parlando. Alleluia. Nessuno può pensare di costruire il suo muretto. Noi tutti insieme dobbiamo costruire un muro, no? Una cooperativa che lavoriamo insieme, di pari consentimento, amen, con lo stesso... Vabbè, scopo. Che bella immagine. E quindi vogliamo realmente lavorare per tutti, nessuno curi il proprio orticello, ma vogliamo lavorare tutti nello stesso campo. Alleluia. Bene, possiamo in questo momento passare allo spazio delle, sì, preghiere, questo è il numero a cui potete, già conoscete questa possibilità, potete scriverci e noi pregheremo adesso, stiamo per pregare, quindi continueremo a farlo, ma per chi non riceve adesso preghiera, continuiamo a pregare anche subito dopo, sì, la nostra puntata in diretta. Oggi pregheremo, avremo una maggiore attenzione per quanti stiamo evangelizzando, ci sono arrivati dei messaggi di fratelli e di sorelle che ci chiedete di pregare per l'opera di evangelizzazione avvenuta in questi giorni. Abbiamo tanto incoraggiato, spinto ad evangelizzare i propri parenti, alcuni ci stanno dicendo che in questi giorni c'è stata questa possibilità, grazie a Dio, ne eravamo convinti, adesso chiedono preghiera affinché possa questo seme dell'Evangelo entrare nelle vite, si sono scoperte delle vite dei nostri familiari più vicini, delle vite disastrate, perché forse non conoscevamo la situazione che questo nostro familiare stava vivendo, adesso la conosciamo e poniamo i nostri familiari davanti alla presenza del Signore affinché questa pratica di edificare la nostra casa con l'Evangelo possa essere efficace in tutti i sensi, da tutti i lati, da parte del Signore che ci benedice, noi che ci mettiamo all'opera, i nostri parenti che rispondono e chiedono preghiera, noi portiamo la preghiera al Signore, il Signore interviene e questa fede aumenta e l'opera di Dio cresce nelle nostre case esattamente come noi desideriamo che accada e stiamo proprio alla presenza del Signore per chiedere questo. Quindi grazie, preghiamo, sì, innanzitutto e prevalentemente per questo aspetto. Gloria al nome del Signore. Gloria al tuo nome. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Grazie per come ancora oggi ti ho parlato alle nostre vite, amen, tu ci benedici continuamente. Noi ti ringraziamo per tutte le risposte, Signore, che abbiamo ricevuto. Alleluia. Grazie perché noi possiamo veramente ammirare la tua mano potente all'opera. Tu non ti stanchi mai, non, alleluia, ti fermi mai, sei sempre pronto, Signore, a darci quello che abbiamo bisogno. Né ancora stamattina tutti insieme, Signore, ti vogliamo chiedere di operare, alleluia, in un modo potente in quei cuori che si sono resi a te, che devono ora, alleluia, conoscerti, devono crescere. Signore, fa che ognuno di noi, Signore, che ha evangelizzato qualcuno, possa discepolare, in modo che chi ha ricevuto la parola, chi ha ricevuto te nel loro cuore, possa poi iniziare a crescere, alleluia, e a conoscerti, amen, personalmente sempre di più.
Signore, animaci di buoni sentimenti. Amen. Chiediamo nel nome di Gesù di togliere da noi, di rimuovere da noi ogni cosa che ti disonora, che non ti appartiene, ogni sentimento sbagliato che viene dalla nostra carne. Aiutaci ad amare come sei amato tu, Signore, perché noi non ne siamo capaci, ma almeno, Signore, vogliamo cercare di amare come ami tu. Metti in noi i giusti sentimenti, facci guardare gli altri, Signore, con mansuetudine, con misericordia, facci guardare gli altri con umiltà, Signore. Non ci vogliamo mai sentire meglio degli altri, Signore, vogliamo sempre porgere la mano per aiutare il nostro prossimo. Signore, grazie perché tu ci aiuterai anche a ricostruire le mura che hanno delle brecce, Signore. Forse molti di noi hanno delle mura, ma ci sono delle brecce dove il nemico facilmente si infiltra e devasta ogni cosa. Nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo di operare e di intervenire, ma soprattutto di darci le capacità di vedere dove deve essere riparato, Signore, le aree da riparare, affinché noi le possiamo mettere davanti a te e noi stessi ci possiamo mettere all'opera per riparare quelle brecce che sono aperte e sono così tanto pericolose. Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo di toccare ogni cuore in questo momento, di spezzare ogni catena, di toccare ogni corpo malato, di toccare ogni mente malata. Nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo di intervenire in un modo soprannaturale e noi daremo a te tutta la gloria e tutto l'onore, perché tu sei un Dio meraviglioso, non smetti mai di meravigliarci. Grazie, e ti chiediamo, Signore, ancora, Signore, meravigliaci, meravigliaci, Signore, affinché anche gli altri possano vedere che il nostro Dio non è un qualunque Dio, è l'unico Dio, l'Onnipotente, che ha creato il cielo e la terra e che ha creato anche noi, e che tu sei un Dio fedele, misericordioso ed hai continuamente pietà di noi. Signore, grazie per i tuoi benefici, grazie per il tuo amore, resta ancora con noi in questo giorno, con le tue benedizioni, con la tua presenza che ci accompagna, con la tua pace che ci ristora. Nel nome di Gesù ti chiediamo ogni cosa, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Amen. Grazie, Gloria, Padre. Grazie, Signore, per questo tempo. Grazie, vi ringraziamo anche voi, amici, per come ci avete seguito, per questo tempo passato insieme. Vi ricordiamo la replica che andrà in onda subito dopo Review, e oggi avremo la possibilità ancora di forse riposare fisicamente, ma ricordiamoci che abbiamo il grande ruolo di edificare la nostra, le mura della nostra città. La nostra città può essere, come abbiamo detto, la famiglia, il nostro quartiere, la nostra chiesa, la nostra città. Quindi dobbiamo fare ben attenzione al comando che Dio ci pone. Grazie per come ci avete seguito, Dio vi benedica. A Dio piacendo ci vediamo domani ancora in diretta qui, con la volontà di Dio e con la vostra presenza, quindi il vostro affetto che ancora si rinnoverà. A Dio piacendo domani. Dio vi benedica. Pace, shalom.